Primo requisito, molta pazienza. Un tappetino di gomma piuma o di spugna per ammortizzare il lavoro con l'ago. Una pezzuola per ricoprire il tuo tappetino e proteggere il lavoro. Una spugnetta dove riporre gli aghi quando non li usi. E i tuoi aghi, grossi, medi e fini. E ti suggerisco di averne sempre minimo due per ogni tipo. Forbici da ricamo e da cucito e degli spillini. Per velocizzare il lavoro usa dei punciatori multiaghi a 3 e a 5 punte. Puoi usare delle formine per progetti base e gli scovolini per piccole armature. Ovviamente un contenitore per riporre il tutto. Della lana cardata grezza e meno grezza, quella grezza ti servirà per imbottitura. Della lana cardata colorata da 27 a 33 micron e della lana in tops Merinos. Questo è quello che ti occorre per iniziare.